Ringraziando intanto per l'ospitalità in questo luogo la Feltrinelli e specialmente ringraziando Colette Soler, formata alla psicoanalisi dal suo incontro con Jacques Lacan e all'origine del psicoanalista a Parigi, all'origine del movimento dei forum del campo lacaniano, della scuola dei forum del campo lacaniano, che è venuta a Roma come ormai ogni anno per l'apertura del Collegio Clinico di Roma, un collegio clinico che è gemellato anche con i collegi clinici in Francia e collegi che ci sono ormai in buona parte del mondo. E dunque sono giornate di molto lavoro e la ringraziamo davvero in un momento particolarmente difficile per motivi che sono noti a tutti. Aver mantenuto anche la possibilità di lavorare insieme, il che non è così assicurato. E grazie a voi della vostra presenza. E le giornate sono incominciate in verità anche ieri sera con uno spazio dedicato alla scuola di psicoanalisi sul tema che cos'è un analizzante. Stamattina l'apertura del collegio con il dispositivo di presentazione clinica della quale hanno beneficiato molte persone. Il collegio funziona anche come un centro di assistenza clinica e di ricerca, dunque potete trovare ogni informazione anche nei deflyer e nei volantini che circolano, ma inoltre in alcuni dei libri che possiamo portare avanti e vedo che si vanno accumulando. Oggi è anche l'occasione di presentazione dell'ultimo libro in italiano di Colette Soler, ce ne sono già una lunga serie. E questo libro si aggiunge dunque a una lunga serie di testi che pian piano si traducono anche in italiano. Non è l'ultimo, perché l'ultimo è Lacan, Lecteur de Joyce, editoriale, pubblicato dalla Presse Universitaire de France, che sta appassionando molte persone tra noi, e questo è un corso, questo che presentiamo oggi è un corso del 2012-2013 dal titolo Quel che resta dell'infanzia, ed è in qualche modo il tema che credo Colette potrà continuare a presentare anche oggi, seppure ha come titolo I marchi e le marche dell'infanzia, perché lì sulla questione anche della marca e dei marchi c'era una diversa possibilità di tradurlo in italiano. E dunque senza più lascio, ringraziando ancora la parola a Colette Soler, dimenticavo, dovrei ringraziare molte persone per contributi di diverso tipo. Voglio oggi ringraziare specialmente Lia Colucci e Giorgia Jacob Lapena, perché hanno aiutato alla traduzione, hanno veramente tradotto questo libro al quale hanno contribuito pure altri tre cartelli di lavoro nella traduzione, nella ricerca delle note. E dunque grazie a tutti, a Colette Soler la parola allora. Oui, j'avais choisi ce titre pour une année de travail. Avevo scelto questo titolo per un anno di lavoro. Ce qui reste de l'enfance. Quel che resta dell'infanzia. Puisque vous savez que dans la psychanalyse. Perché come voi sapete nella psicoanalisi.
Depuis Freud. Da Freud in poi. Jusqu'à aujourd'hui. Fino ad oggi. Il y a quand même l'idée que les symptômes. C'è comunque l'idea che i sintomi. Et l'inconscient lui-même. E l'inconscio qu'on appelle stesso. L'inconscient, quello che noi chiamiamo l'inconscio. Se constitue de façon très précoce. Si costituiscono in modo molto precoce. Évidemment, c'est un thème qui est connu. Evidentemente è un tema noto. Mais ça pose une question essentielle. Però solleva un interrogativo essenziale. Souvent il y a un malentendu à ce sujet. Spesso a tale proposito c'è un malinteso. On s'imagine que l'enfance nous détermine. Si ritiene che l'infanzia ci determini. Ce n'est pas le cas. Ma non è vero. Ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des restes. Non è così, possono esserci delle tracce. Ça ne veut pas dire que le sujet est la marionnette de son passé. Questo non significa che l'individuo è la marionetta del suo passato. Alors, je vais parler aujourd'hui plutôt, oui, j'ai appelé ça les marques. E allora oggi vorrei parlare, sì, l'ho intitolato le tracce dell'infanzia, quel che resta dell'infanzia. Oui, c'est exactement ce que vous avez traduit, c'est les traces. Hein? È esattamente une quello marque, che ho detto. C'est une trace. Una marchio è una traccia. De quelque chose qui s'est passé. Una traccia di soit, qualcosa che comunque è avvenuta. Et qui laisse sa trace. E che quindi lascia la sua impronta, la sua Alors, traccia. Généralement, ce qui est le plus connu generalmente et qui certainement intéresse le plus dans la psychanalyse. La cosa più conosciuta e che interessa maggiormente nella psicoanalisi sono les traces traumatiques. Le tracce traumatiche qui marquent le sujet che segnano il soggetto. Et puis les marques costituenti de ces symptômes de jouissance. Le tracce costitutive dei suoi sintomi di godimento. Et donc on a tendance à penser que les marques sont des marques qui restent. Si tende a pensare che le tracce siano tracce che restano. Comme des marques de souffrance. Come segni di sofferenza. Alors, je voudrais commencer à parler des autres marques. E quindi io vorrei parlare di altre tracce. Les marques non traumatiques. Quelle non traumatiche. Qui m'intéressent, je dois dire, de plus en plus. Che devo dire mi interessano sempre di più. Elles m'intéressent de plus en plus dans mes réflexions. Mi interessano sempre di più nelle mie riflessioni. Parce que dans la psychanalyse, c'est aux autres que l'on a Perché affaire. Nella psicoanalisi abbiamo a che fare con gli altri. Mais quand même celles qui ne sont pas traumatiques. Et tuttavia crois, quelle tracce non traumatiche génèrent des phénomènes sociaux che generino dei fenomeni sociali che meritano il nostro interesse. Ce que j'appelle les marques non traumatiques. Ciò che io definisco tracce non traumatiche. Ça désigne les traces qui nous restent désigne à chacun. Disegnano appunto quelle tracce che restano in ciascuno di noi. D'abord une trace fondamentale. Innanzitutto una che è fondamentale. Celle de la langue. Ed è quella della lingua. Où on est né. La nostra lingua con la quale siamo nati. Et qui nous reste. E che ci resta. Questo è sûr. Et puis plus que les traces de la langue. E poi più ancora delle tracce della lingua. Les traces qui tiennent au lieu où on est tutte où on est né. Quelle che sono legate o dovute al luogo in cui si è nati. À la façon dont la vie s'y organisait. Il modo in cui la vita è organizzata in ce quel luogo. Ce qu'étaient les mœurs. E quelli che erano i costumi. On écoutait ce matin dans la présentation de malade une personne qui disait. Questa mattina durante la presentazione di un caso clinico una paziente diceva. Que son père était un homme du sud. Che il padre era un uomo del sud. Et ça disait beaucoup de choses. E questo era molto eloquente, diceva tante cose. Et effectivement, au fond, on est tous enracinés quelque part. In fondo, noi siamo tutti radicati da qualche parte. Alors ces marques, qu'est-ce qu'elles concernent?
Allora, che cosa riguardano queste, tracce? On pourrait dire qu'elles concernent le discours que le sujet tient. Si potrebbe dire che riguardano il discorso che fa il soggetto. Puisque avant de parler, il a reçu de la parole. Perché prima di parlare il soggetto ha ricevuto la parola. Où il y avait des impératifs, des interdits. E in questa parola c'erano degli imperativi, c'erano dei divieti. Bon. Ça concerne aussi ce qu'on pourrait appeler les goûts. Ma riguarda anche quelli che potremmo definire i gusti. C'est-à-dire ce que l'on aime. Cioè ciò che si ama. Et c'est très ample. Ed è, questo è molto vasto. Ça va des goûts de la cuisine. Perché si va dal gusto les musiques, per la cucina, que l'on a entendu et que l'on continue à aimer. Che si è ascoltata, che si continua ad amare. Bon, il y a tout un champ. C'è tutto un campo. Disons tout ce que l'on perd quand on est obligé d'émigrer. Diciamo tutto ciò che si perde quando si è costretti ad emigrare. Et que l'on retrouve quand on retourne au pays avec tant d'émotions. E poi si ritrova con grandissima emozione quando si ritorna nel proprio paese. Donc il y a les goûts, il y a la cuisine, il y a les chansons, il y a la cucina, le canzoni. Et au fond toutes les pratiques de corps. Et in fondo tutte le pratiche del corpo. Les pratiques de corps qui sont pas qui incluent les pratiques de jouissance mais qui, anche le mais qui sont plus larges di godimento, ma che sono molto più ampie. Le soin du corps, la façon dont on le traite, la cura del corpo, la façon dont on distingue, in cui si tratta il proprio corpo, il modo in cui si distingue les masculins, les féminins, il maschile, il femminile, toutes ces marques-là. Orbene, tutte queste tracce, toutes ces marques-là, elles sont constituantes d'une personne, costitutive dell'individuo. Elles ne font pas souffrir, e non fanno soffrire. Au contraire, elles font l'identité de quelqu'un. Fanno l'identità della persona. La part d'identité de quelqu'un. La parte d'identità di qualcuno. Indépendamment de son caractère, e questo, indipendentemente de ses symptômes propres, de sa particularité. Dai suoi sintomi, dalla sua particolarità. Alors, ces marques-là, dans l'analyse, elles viennent très peu parce quelle tracce nell'analisi de façon périphérique vengono fuori assai poco oppure in modo periferico parce que dans l'analyse on travaille à partir de ce qui fait souffrir, de ce qui ne va pas. Si lavora a partire da ciò che fa soffrire, da ciò che non va. Mais enfin, j'ai un analysant qui me disait: et pourquoi je ne parlerai pas de tout ce qui va bien? Et de ce que j'aime. E perché non posso parlare di ciò che va bene, en di effet, quello che mi piace, en effet, amo. Ça n'aurait peut-être pas été très utile. Forse non sarebbe stato molto utile, ma. Alors, donc on pourrait se dire, ben, c'est pas la peine de s'étendre sur cette quindi, question. Si potrebbe pensare che non valga la pena seulement, di dilungarsi su queste questioni, ma tout ce que j'évoque là, tutto quello che io evoco, ce sont des choses qui se partagent dans toute une communauté. Sono cose che vengono condivise in seno ad una comunità. Et si on y réfléchit bien, e se riflettiamo bene, c'est au fondement de ce qu'on appelle les communautarismes. Questo sta alla base del cosiddetto comunitarismo. C'est-à-dire que les gens, nel senso che le persone, qui ont été pétris, che sono state impastate de façon homologue, in modo omogeneo, omologo, dans une culture donnée, in una determinata cultura, aiment à se retrouver dans les mêmes lieux, a ritrovarsi negli stessi luoghi, ensemble, a ritrovarsi quindi a stare insieme, et à constituer des communautés, a creare delle comunità. Et donc les communautés, comme nous savons, e come ben sappiamo, le comunità sont au principe des ségrégations. Sono in linea di massima all'inizio sono come delle segregazioni. Donc si vous tirez ce fil là, allora, se tiriamo questo filo, communauté, comunità, segregazione, lutte entre les communautés, tra comunità, et vous arrivez jusqu'à quoi? Vous arrivez si arriva fino a dove? Jusqu'à ce que Lacan a appelé le racisme. Arriva a quello che Lacan ha chiamato il razzismo. Et qu'il a défini. E che gli ha definito? Il l'a défini précisément comme un effet. Precisamente come un effetto. Des discours différents.
dei discorsi diversi, de l'organisation différente de liens sociaux, di una diversa organizzazione dei legami sociali, selon les époques, a seconda delle epoche, et selon les lieux, e a seconda dei luoghi. C'est pour ça qu'il parle du racisme des discours en action. Lacan parla del razzismo dei discorsi in atto, in azione. Et donc je trouve que quindi, trovo, il ne faut pas négliger ces dans notre réflexion sur le monde nella nostra actuel, riflessione sul mondo attuale, il ne faut pas négliger ces marques, non bisogna trascurare non traumatiques, queste tracce non même si la psychanalyse ne travaille pas spécialement à partir la psicanalisi non lavora in modo particolare a partire da queste. Alors maintenant, évidemment, il y a les marques. Allora poi, evidentemente, ci sono anche le tracce traumatiche. Alors les marques traumatiques. Je parlerai d'abord des marques qui sont. Parlerei prima di quelle tracce. Des marques traumatiques pour tous. Che sono traumatiche, ma per tutti. Pas singulière. E quindi non individuali. C'est Freud qui s'est aperçu de ça. È stato Freud ad accorgersi di questo. Lacan l'a conceptualisé, mais Lacan c'est Freud qui s'en est aperçu. Lo ha concettualizzato, ma è stato Freud ad accorgersene. On pourrait lui donner une formule. E potremmo dargli una formula. C'est l'expérience. E cioè, si tratta dell'esperienza primaria, inevitabile, de ce que Lacan a nommé rencontre manquée. Di ciò che Lacan ha definito incontro mancato. C'est Lacan qui l'a nommé ainsi, mais. È stato Lacan a battezzarlo così. Freud l'ha décrit. Ma Freud lo ha descritto. En 1920, dans son texte, 1920 nel suo testo, dans son texte qu'il appelait l'au-delà du principe de plaisir, l'aldilà del principio del piacere, où il veut introduire ce qu'il a découvert comme la répétition, egli vuole introdurre ciò che ha scoperto come la ripetizione, qui est toujours la répétition d'une perte, che è sempre la ripetizione di una perdita. Et Freud décrit. E Freud descrive. Et il le décrit, dit-il, à partir du transfert. E descrive ciò, come gli stesso dice, a partire dal transfert. C'est-à-dire à partir de ce qui se dit. Cioè a partire da ciò che si dice. De ce qui se vit. Di ciò che si vive. Dans la relation analytique. Nel rapporto analitico. Et il nous décrit pour tout enfant. Ed egli ci descrive per qualsiasi bambino. Une triple déception. Una triplice delusione. Inévitable. Inévitable. La première. La prima delusione. L'exigence d'amour. L'esigenza di amore. D'amour, pas d'amour en général, mais l'exigence. Non di amore in generale, ma. L'amour privilégié. Il bisogno di un amore privilegiato. Exclusif, un je cherchais exclusivo. Le terme exclusif. Stavo cercando je proprio questo termine, bon. Non lo trovavo. L'exigence d'amour exclusif. Il bisogno di un amore esclusivo. Qu'il y a chez le petit, che très tôt. Esiste nel piccolo uomo. Cette exigence presto va être si manifesta. Nécessairement déçue. E questa esigenza sarà necessariamente, andrà necessariamente delusa. Pour des tas de raisons conjoncturelles. Conjoncturali. Ça peut être à cause de la naissance d'autres enfants. Può essere a causa della nascita di altri bambini. Ça peut être à cause de l'amour des parents. Oppure a causa dell'amore tra i genitori. Mais ça peut être aussi parce que les parents. Ma può succedere anche perché i genitori. Même quand ils ont un enfant unique. Anche quando hanno un figlio unico. Et qu'ils l'adorent. E lo adorano. N'aime pas que lui. Amano solo lui. Non amano solo lui. Donc, non amano solo lui. L'exigence d'amour exclusif. L'esigenza di un amore esclusivo viene delusa. Ensuite, e poi, deuxième cioè, demande. Una seconda domanda. Deuxième demande, la demande de savoir. Ed è la domanda di sapere. Ce qui se passe dans la chambre des parents. Sapere cosa succede nella camera dei genitori. C'est-à-dire, en fait, la demande de l'enfant de savoir ce qu'est la
la jouissance des adultes. Domanda del bambino di sapere che cos'è il godimento degli adulti. Et là non plus il aura pas de réponse. E anche lì non avrà risposta. Même si on lui fait des cours d'éducation sexuelle. Anche se gli si fanno dei corsi di educazione sessuale. Même si on lui montre les images et tout. Anche se gli si fanno vedere delle immagini. On ne pourra pas lui expliquer la jouissance. Non gli si potrà spiegare il godimento. Et la troisième déception. La terza delusione. La troisième déception. Freud la formule d'une façon. Freud questa terza delusione la formula in un modo étonnante au jour d'aujourd'hui. Oggi. Personne ne parle plus de ça. Nessuno ne parla più. Freud dice. L'exigence de pouvoir faire un enfant. L'esigenza di poter fare un figlio. On ne parle plus de ça en ces termes, on ne s'exprime plus dans ces termes. Di questo, o quantomeno non in questi termini, non ci si esprime più in questi termini. Je crois que io credo on est obligé de le prendre un peu métaphoriquement. Che sia forse meglio, siamo costretti a prenderlo un po' metaforicamente. C'est l'exigence. Si tratta in effetti dell'esigenza. De recevoir des parents une sorte de pouvoir spermatique. Ricevere dai genitori un potere spermatico. Un pouvoir de créer, un pouvoir de réaliser. Un potere di creare, un potere di realizzare. Alors, ces trois demandes. Queste tre richieste. Ça veut dire que l'autre, que Lacan écrit avec une majuscule. Vogliono dire che l'altro, altro che Lacan scrive con una A maiuscola. Ça désigne les parents en tant qu'ils parlent. Che designa i genitori in quanto parlano. Ne répondront pas. A ces demandes et ces questions. Non risponderanno a queste domande, a queste esigenze. E qu'elles vont se réitérer dans le transfert. E queste si reitereranno nel transfert a livello analitico. Ça c'est la description finalement d'un traumatisme qu'on peut dire propre à tous les parlants. La descrizione di un traumatismo che potremmo definire tipico di ogni parlante. C'est pas un traumatisme accidentel. Non è un trauma accidentale. Qui dépend de l'occasion. Fortuito, che dipende dalle circostanze. S'il dépend de quelque chose, il dipende da qualcosa, dipende. Du fait que le bébé est un petit prématuré. Dal fatto che il bambino è un piccolo prematuro. Et qu'il dépend. E che quindi dipende. Corporellement et subjectivement. Corporalmente e soggettivamente. Il dépend de l'autre. Dipende dall'altro. Et que dans le rapport à l'autre. E nel rapporto con l'altro. Ce traumatisme-là. Quel trauma. Il est programmé. È programmato. Bon. Alors, Lacan. Ha qualifié ça de rencontre manquée. Lacan ha definito questo l'incontro mancato. E il en a construit au fond une conception. E ha concettualizzato, ne ha costruito un concetto. Qui consiste à souligner au fond. Che consiste nel sottolineare. Que ses parents in fondo, en question che questi genitori di cui stiamo parlando ne peuvent pas répondre. Non possono rispondere. Ce n'est pas une question de mauvaiseté. Non è una questione di cattiveria. Que même de très bons parents, les meilleurs qu'on peut imaginer. Anche i genitori migliori, veramente i più buoni che si possa immaginare, ne peuvent pas répondre. Neanche loro possono rispondere. Parce que le fait d'être parent. Ma perché? Perché il fatto di le fait d'être parlant, pardon. Parlanti. Le fait d'être parlant exclut un certain nombre de choses. Esclude una serie di cose. Ça exclut l'amour. Esclude l'amore. Exclusif. Esclusivo. Ça exclut qu'on puisse dire la jouissance. Esclude che si possa dire il godimento. E transmettre. Un pouvoir de création. Trasmettere un potere di creazione. Alors Lacan a redit autrement traumatisme. Lacan ce traumatisme-là. Ha espresso in altro modo questo trauma. Il dit traumatisme. Non dice trauma, ma dice truma, sapendo che trou in francese vuol dire buco. Quindi è come se ci sia un buco, come se ci fosse un bucomatismo. Bucomatismo.
un bocauma, se ne inventare un neologismo. E donc il l'impute, lui attribuisce alla struttura même du langage et du discours, alla struttura stessa del linguaggio e del discorso, et à ce qu'elle rend possible ou impossible. E a ciò che rende possibile e impossibile. Alors, ça c'est un premier type de marque. Questo è un primo tipo di traccia, di segno. Qu'en effet, qui sont des marques indélébiles. Che è in effetti indelebile, fa parte di quelle c'est-à-dire tracce indelebili, nel senso che dans une analyse, in un'analisi, on peut obtenir et on obtient la plupart du temps. Si può ottenere, più delle volte si ottiene. Que les souffrances générées. Che le sofferenze causate, generate. Par la situation d'origine. Dalla situazione di origine. Soit moindre. Vengano alleggerite, diminuite. Mais on n'efface pas la trace. Ma sicuramente la traccia resta. Quella on n'efface pas la trace, ça c'est sûr. Non la si può cancellare, questo è certo. C'est pour ça que je dis indélébile. Ecco perché uso l'aggettivo indelebile. Alors il faut bien sûr ajouter quelque chose. Naturalmente bisogna aggiungere qualcosa. C'est que quand même. E cioè che. Je dis traumatisme. Pur tuttavia. Universel. Lo dico trauma universale. Mais quand même toujours singulier. Però sempre comunque individuale, singolare. Oui, singulier. Il y a plusieurs facteurs de singularité. Ci sono molti fattori di singolarità. Le récit, il racconto des traumas infantiles, dei traumi infantili, sont extrêmement divers. Bene, questi racconti extrêmement sono variés. Estremamente vari, diversi. Leur structure dit toujours la même chose. La struttura dice sempre la stessa cosa. L'autre a été insuffisant. L'altro è stato scarso, insufficiente. Mais ça, ça prend des figures très diverses. Assume figure, aspetti molto diversi. Donc, la singularité, elle provient d'abord de l'autre. La singolarità proviene innanzitutto dall'altro. Auquel un sujet a eu affaire. L'altro con il quale il soggetto ha avuto a che fare. C'est-à-dire au désir. Il desiderio. Et aux jouissances des parents. E il godimento dei genitori. Ce qu'ils ont été. Et là, il y a une grande variété, évidemment. Il y a des familles terribles. C'è una grande varietà perché conosciamo des plus douces. Famiglie terribili, poi ci sono famiglie più dolci. Oui. Donc ça tient à l'autre. Questo è dovuto all'altro. Peut-être on peut évoquer aussi ça tient aussi à l'individu lui-même. Forse possiamo anche ipotizzare che sia dovuto all'individuo stesso. On hésite à parler de ça, mais à le dire ainsi, mais il y a des facteurs natifs. Si esita ad esprimersi in questi termini, però esistono dei fattori nativi, connaturati. Freud a beaucoup insisté là-dessus. Lui, il appelait ça la constitution. Freud ha molto insistito su questo. La constitution avec laquelle on est et on ne sait pas que pourquoi. Costituzione con la quale si nasce e non si sa perché. Alors, au niveau physique, questo, c'est évident. A livello fisico, questo è evidente. L'inégalité des individus, il y a des costauds, il y a des maladifs. Gli individui, c'è gente robusta, gente malaticcia. Quand Freud parle de la constitution, Quando il Freud parle de la constitution plutôt subjective. Costituzione, si riferisce alla costituzione soggettiva piuttosto. Ça devient plus délicat de parler de la. Diventa più delicato parlare. De facteur natif. Di fattori. Pour la constitution subjective. Per la costituzione soggettiva. Parce que le sujet se constitue à partir du langage. Si costituisce de l'autre. A partire dal linguaggio dell'altro. Donc, quindi. Mais enfin, on est certain, ça comunque, fait. L'expérience ne permet pas de penser autrement. Certi, perché l'esperienza non ci consente di pensare in altro modo. Il y a des differences individuelles. Siamo certi che esistono differenze individuali. Dans la façon dont un petit. Nel modo in cui un bambino. Répond aux frustrations. Reagisce, risponde alle frustrazioni.
cette configuration décrite par Freud. Da questa configurazione descritta da Freud. Bon. Et donc il y a des facteurs, c'est l'autre. E quindi ci l'individuo sono fattori, lui-même. L'altro, l'individuo stesso. E poi, il factor accidentale. E poi ci sono anche dei fattori così accidentali che accadono la vie de l'enfance, nella vita della, durante l'infanzia. Parmi i fattori accidentali, il très important, c'est la maladie. Ce n'è uno importantissimo che è la malattia. La maladie. La malattia. Qui, évidemment, un enfant qui tombe malade. Che evidentemente un bambino che si ammala. Il ne manque pas de se demander pourquoi ça lui est arrivé à lui. Sempre si chiede, ma perché a me? Perché è capitato a me? Ça surdétermine. E questo sovradetermina, se possiamo dire così, il conflitto soggettivo infantile. En tout cas, entre ces trois facteurs, on comprend que dans le traumatisme, il y a la fois la varieté de la singularité. Tra questi tre fattori si capisce che nel trauma c'è da un lato la varietà della singolarità e l'universalità della struttura. L'universalità della struttura. Ça, c'était donc pour les marques traumatiques. Questo per le tracce traumatiche. C'est le traumatisme qui vient de l'autre. È quel trauma che deriva, proviene dall'altro. Il buco traumatico. Il buco trauma. Oui, oui. Alors Lacan a une des façons parfois simples et parlantes de dire ça. A volte dei modi molto semplici e molto eloquenti per dire questo. Il dit vous êtes tous des fausses couches du désir qui siete vous a engendré. Tutti degli aborti del desiderio che vi ha generati. Ça choque un peu hein, quand on entend ça. Quando si sente dire così. Nous serions des fausses couches. Aborto. Mais si on y réfléchit bien. Però, se riflettiamo bene. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche? In fondo cos'è un aborto? C'est une grossesse qui n'a pas été à terme. È una gravidanza che non è giunta a termine. Alors, quand il dit chacun d'entre nous est une fausse couche. Allora, quando lui dice tutti du noi, désir qui nous noi, a engendré. È l'aborto del desiderio che ci ha generati. Ça veut dire que ce désir il a pu vous engendrer. Ciò significa, gli vuol dire che quel desiderio ci ha generati, ci ha potuti generare. Mais il peut pas vous mener à terme. Ma non ci può portare a termine. Et d'une certaine façon. Ed in un certo senso. C'est une bonne chose d'être une fausse couche. Buona cosa essere un aborto. Parce que ça veut dire. Perché ciò significa. Que l'autre laisse une marque. Che l'altro indélébile. Lascia una traccia indelebile. Mais qui ne vous détermine pas. Ma non vi determina. Il vous restera. Vi resterà. À vous mener à terme. Sarà spetterà a voi portarvi a termine. Portez votre désir cioè, et vos, il vostro desiderio, vos modalités de jouissance e le vostre à terme. Modalità di godimento, portarle a termine. Et comment ça se fait ça? Ma come si fa? Ben c'est toute la question. D'un autre type de marque. È tutta la questione di un altro tipo di traccia. Des marques, des traces qui ne viennent pas de l'autre. Cioè tracce che non vengono dall'altro. Qui ne viennent pas du discours de che l'autre. Che non vengono dal discorso dell'altro. Qui viennent, on va dire, ma de rencontres, de jouissance. Provengono, si può dire, da incontri di godimento. Lacan a redéfini ce qu'on appelle symptôme. Lacan a ridefinito il sintomo. Freud, dès le départ, avait dit le symptôme. Fin dall'inizio, Freud aveva detto che il sintomo. On le déchiffre, mais. Lo si decifra. C'est une modalité de jouissance. Ma è una modalità di godimento. Il disait substitut sexuel. Freud parlava di un sostituto sessuale.
Lacan dit pas substitut sexuel, Lacan mais non usa questa, questi termini. Il dit modalité de jouissance, ma dice modalità di godimento. Et même plus précisément, et più precisamente, événement de jouissance. Evento di godimento. Événement de jouissance. Événement. Evento. L'événement, c'est le contraire du programme. L'evento è il contrario del programma. L'événement, l'evento, c'est ce qui arrive par accident. È una cosa che accade così, per accidente. Par rencontre. Per incontri. Tuquet. Hasard. Quindi puro azzardo, puro caso. Et qui laisse sa marque. E che comunque lascia il segno. Mm. Et au fond, la thèse. In fondo la tesi, dont je parlais cet après-midi avec mes collègues. Questo pomeriggio con i colleghi. La thèse de Lacan. La tesi di Lacan. Dont il pense que Freud a posé les racines en quelque sorte. Tesi della quale egli ritiene che Freud abbia gettato le basi, le radici. C'est que ce qu'on appelle symptôme de jouissance, che il cosiddetto sintomo di godimento, sont des événements. È un evento. Proviennent des événements. Questi sintomi di godimento de provengono marque événementielle. Eventi, da tracce legate agli eventi. Oui. Et il pense que par exemple, ed egli ritiene per esempio, je vais évoquer un cas de Freud que bien sûr tout le monde ne connaît peut-être pas ici. Voglio ricordare un caso di Freud che forse non tutti conoscono. C'est le cas de l'homme au loup. È il caso dell'uomo dei lupi. Si vous lisez ce cas de Freud, se leggete questo caso di Freud, les cas de Freud ça se lit presque comme des romans, hein. Devo dire che i casi di Freud si leggono facile à lire. Come dei romanzi, sono facilissimi da leggere. Pas facile à comprendre, non facile à lire. Non tanto facili da capire, ma facili da leggere. Freud effectivement, Freud effettivamente se trouve face à un homme qui a des angoisses, si trova bon, in presenza di un uomo che ha delle angosce, qui a des pratiques sexuelles bien définies, che ha delle pratiche sessuali ben definite. Bon. Il n'a pas de pratique homosexuelle. Non ha una delle pratiche omosessuali. Au long de sa vie et depuis très tôt. Durante la sua vita e molto presto nella sua très vita. Très tôt dans la prime enfance. Nella prima infanzia. Son partenaire est féminin. Il suo partner è donna e femminile. Mais sa pratique c'est le coït atergo, e la sua pratica è il coito atergo, come dice Freud. Ce que je qualifiais de pseudo-hétérosexualité. Quella che io chiamo pseudo-eterosessualità. Donc voilà une pratique ecco, comme une autre, hein, y a una pratica come un'altra. Dans la psychanalyse, on n'hierarchise pas les symptômes de jouissance. Nella psicoanalisi non si fa la gerarchia dei sintomi di godimento, è escluso. Mais Freud cherche. Tuttavia, Freud cerca. D'où ça vient? Comment ça s'est fixé? Da dove? Et d'où c'est parti? Come si è fissato questo sintomo? Da dove parte? Et avec les associations du patient. E attraverso le associazioni che fa il paziente. Il reconstruit une scène. Riesce a ricostruire una scena. Dont le patient ne se souvient pas. Una scena della quale il paziente stesso non ricorda nulla. L'enfant pense-t-il? Il bambino. A un an et demi. Pensa Freud ad un anno e mezzo. Aurait assisté par hasard. Assistito per caso. À une scène de coït à tergo entre ses parents, di coito a tergo, lors tra d'une i suoi sieste, genitori, in occasione et sieste. Ça l'aurait tellement excité qu'il aurait eu. Questa cosa lo avrebbe eccitato a tal punto. Qu'il aurait produit une selle. Che gli avrebbe prodotto una defecazione. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cos'è on voit que on voit que Freud cherche vediamo un Freud événement è alla ricerca di un evento parce que cette scène si elle a eu lieu perché questa scena se effettivamente c'est un, è un événement un accident de la vie è un evento è un incidente il della vita il cherche un événement ed egli cerca un evento réel un fait réel un fatto reale qui aurait laissé la marque che avrebbe lasciato fixant questa traccia che poi ha fissato tutto quel che è avvenuto dopo. Voilà. Lacan là
Chez Freud, c'est le cas de l'homme au loup, juste, on voit ça. Freud è il caso dell'uomo dei lupi. Freud a generalisé la thèse. Freud ha poi generalizzato questa tesi. Le symptôme, il sintomo, est événement de jouissance. È un evento di godimento. Qui se produit donc de façon contingente. Che quindi avviene in modo contingente. Incalculable. In modo imprevedibile, incalcolabile. Oui. Qui peut se fixer, che si può fissare, à un moment de la vie, ad un certo momento della vita, tôt dans la vie, presto nella vita, e qui en quelque sorte donne la ligne de ce que va être le noyau symptomatique du sujet, che sarà il nucleo sintomatico del soggetto successivamente. Alors, qu'est-ce qu'on y peut? Cosa est-ce qu'on peut fare? Effacer possiamo l'événement qui a eu lieu? Possiamo cancellare l'evento c'est la question qui se pose. Questa è la domanda che si pone. C'est la question qui se pose dans la psychanalyse, qui s'est posée pour la domanda Lacan. Domanda che si pone nella psicoanalisi e che si è posto Lacan. Oui. Comment peut-on agir sur une marque, su un segno, una traccia, une marque symptomatique qui n'est pas la même marque que celle du traumatisme, che non è la stessa del trauma dell'altro. C'est le sujet qui est traumatisé par l'autre. È il soggetto che è traumatizzato dall'altro. Tandis que c'est le corps, mentre qui loge le symptôme. È il corpo che accoglie, che ospita il sintomo. Oui. Et toute la question de la psychanalyse, quindi, finalement, tutta c'est la questione della psicanalisi in fondo è questa. Comment on opère? Come si può agire, operare? Opérer, oui. Sur un symptôme qui vient su un sintomo d'un événement et qui est événement lui-même. Che deriva da un evento e che è un evento esso stesso. Avec une psychanalyse où on ne fait rien d'autre que parler. Con la psicoanalisi non si fa altro che parlare. Le patient parle. O cioè, meglio, il paziente parla. Voilà. Ben voilà ce que je crois que je pouvais vous dire sur les marques. Era quello peut-être che on peut débattre volevo un peu. Dirvi a proposito di queste tracce. Forse possiamo avere un dibattito. Oui. Peut-être que on peut ajouter que je peux ajouter quelque chose. Forse posso aggiungere qualcosa qui est relatif à l'époque che actuelle. Riguarda l'epoca oui. Attuale. Vous savez que maintenant dans le discours commun. Sapete che oggi nel discorso comune on a l'idée que il y a des événements traumatiques. Si pensa che ci siano degli eventi traumatici. Il vient de s'en passer un. À plusieurs endroits. Ce ne sono stati il y a tanti, des événements traumatiques. Tanti posti. Quindi ci sono eventi traumatici. Ça, c'est indubitable. E questo è assolutamente indubbio. Mais le postulat du discours actuel. Ma il postulato del discorso attuale. C'est que un événement catastrophique. È che un evento catastrofico. Produit du traumatisme. Produce standard. Un trauma standard. Et ça, c'est faux. E questo è sbagliato. Ça, c'est faux. È sbagliato. Les sujets ne réagissent pas tous de la même façon à la même situation traumatique. Alla stessa situazione traumatica. C'est pour ça que dans la psychanalyse, la psychanalyse s'oppose toujours. La psicoanalisi si oppone sempre. À ce que l'on aille chercher les traumatisés pour les soigner. Fatto di andare a cercare i traumi per curarli. Ce que l'on fait actuellement. Quello che si fa attualmente. Actuellement, il y a un événement traumatique. Allora, c'è un evento traumatico. Et il y a des bataillons de psy qui arrivent. Ci sono subito un esercito di psy. C'est-à-dire qu'on va chercher le traumatisé. Si va a cercare il traumatizzato per curarlo. Il vaudrait mieux quand même, invece, bien sûr, meglio. Très bien s'il y a le bataillon de psy en attente. Ottima cosa se c'è un esercito di psy pronto a intervenire. Mais qu'on vienne leur demander de l'aide quand même. Però, sempre se qualcuno gli va a chiedere aiuto. Parce que la,
la réponse de chaque sujet à un événement traumatique n'est pas la même. Ça, c'est pas vrai. La risposta di fronte ad un trauma, la risposta individuale del soggetto non è la stessa. Et évidemment, on a quelques raisons de supposer. È anche vero che ci sono delle ragioni per sospettare. Que ce qu'on appelle maintenant la résilience. Che quella che oggi si chiama resilienza. C'est-à-dire la résistance. Cioè la resistenza. Aux situations extrêmement traumatiques. Alle situazioni estreme. On a des raisons de supposer che. Dicevo che ci sono motivi per supporre, per sospettare. Que la résilience d'un individu n'est pas sans rapport. La resilienza di un individuo non sia priva di rapporto con avec la nature et l'intensité de ses traumatismes infantiles. La natura e l'intensità dei traumi infantili. On peut le supposer, mais ça, lo possiamo supporre, ça n'a pas d'application pratique. Non ha un'applicazione, ça n'a pas d'application pratique parce que tout du traumatisme ne vient pas de l'autre. E questo perché il trauma non proviene sempre dall'altro. Ce qui veut dire que tout du traumatisme ne se soigne pas par la parole. E questo significa che non tutti i traumi si possono curare attraverso la parola. Traumatisme produit par l'autre, il oui. Il trauma prodotto oui. dall'altro, sì. C'est pour ça que la psychanalyse a un effet ecco, assuré a ce niveau. Perché la psicanalisi ha un effetto, certo. A questo oui. livello. Les traumatismes événementiels. I traumi legati agli eventi. C'est très très différent selon les individus. Et lì le cose variano molto da un individuo all'altro. Il y en a qui trouvent un bien-être bien fait à en parler et d'autres alcuni, pour qui per esempio trovano un beneficio a parlarne. Et d'autres pour qui ça empire. Altri invece per i quali ça parlarne l'effet traumatico. Aggrava l'effetto traumatico. Donc là quindi il faut beaucoup de prudence ci vuole molta cautela, molta prudenza. Voilà, je voulais ajouter ça. Ecco, volevo aggiungere questo. Volevo chiedere se poteva rispiegare questo concetto del razzismo e dei linguaggi, perché questo secondo me è una cosa molto importante. Ah, oui, oui, oui. Oui, j'ai pas je l'ai énoncé sans le sì, ne ho parlato, ma sans le déplier. Senza entrare nel merito, diciamo. Lacan, au fond, on peut définir le racisme. E possiamo definire il razzismo? Come une haine. Come un odio. À l'égard des modalités. Nei confronti delle modalità. Des modalités de jouissance di godimento d'un autre ou d'un groupe di un altro oppure di un gruppo. C'est-à-dire qu'à la base du racisme in altri termini alla base le racisme se justifie a toujours des discours justificateurs. Il razzismo si giustifica sempre, ci sono sempre dei discorsi che giustificano il razzismo. Mais la thèse de Lacan c'est que dans le racisme ce qui est en question è che ciò che è in causa nel razzismo c'est la détestation il fatto di detestare les modes de jouissance i modi di godimento di un gruppo. Et donc c'est pour ça que je disais que les marques non traumatiques. Quindi, per questo dicevo che le tracce non sont très déterminantes à cet égard. Molto déterminanti da questo punto di vista. Je me souviens. Ricordo. Vous n'avez peut-être pas eu vent de ça ici en Italie. Forse se ne è parlato anche in Italia. Je me souviens d'un impair qu'avait fait un ancien président de la République en France. De quoi, madame? Un impair qu'avait fait un ancien président. Qu'est-ce qu'un impair? Un impair, c'est j'ai fait un impair, c'est-à-dire j'ai dit une chose qu'il ne faut pas dire. Ah, ça, bon, c'est une gaffe, nous disons. Oui, une gaffe. Oui, une gaffe. Que un ex-président de la République française avait appunto commesso una gaffe.
Il voulait parler des banlieues, perché c'était Chirac. Eh? Era Chirac, così scompriamo il terreno. C'était pas les deux derniers. Non sono gli ultimi due, non sono stati gli ultimi due. Comunque voleva parlare delle periferie, le famose banlieues. Il voulait parler des banlieues. Ecco, voleva parlare. Il avait l'intention d'en parler. Delle banlieues e aveva intenzione di farlo. D'en parler comme un président doit en parler, comme si quelque chose, ad un presidente. Ou s'il y a un problème, on va le traiter. Nel senso che se c'è un problema, humainement lo affronteremo, et démocratiquement, con et tout ça. Eccetera, eccetera. Et puis, je ne sais plus quelle était, comment la phrase est arrivée. Non so come è arrivata la phrase, ma. Il a dit, quand même, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Ha detto, ma sì, è vero, ci sono molti problemi. Sans parler des odeurs. Senza parlare degli odori. Il parlait des odeurs de cuisine, bien sûr. Parlava degli odori delle cucine. C'est un homme qui aime beaucoup manger. Il parlait des odeurs de cuisine, il parlait pas. Non parlava d'une odeur de saleté ou de ça. Sans parler des odeurs. Ma ha detto senza parlare degli odori. Bon. Alors évidemment. Là, on perçoit comment les marques non traumatiques. Quindi vedete come le tracce non traumatiche. La cuisine qu'on aime, la musique. La cucina che si ama. Le bruit que l'on fait. Il rumore che si fa. Ou que l'on ne fait pas. Che non si fa. Tout ça qui sont des habitudes, des habitus de corps qui ont l'air inoffensifs. Habitus, abitudini del corpo, che apparentemente sono inoffensivi. Sont quand même à la base de beaucoup de. Comunque. De ce qu'il y a d'insupportable quelquefois à vivre avec d'autres del fatto quand che ils ne sont pas sur le même si trova che da qualche parte è insopportabile vivere sur con les mêmes habitus et à l'extrême ça va jusqu'au racisme e spingendo il tutto all'estremo si arriva al razzismo. Oui. Oui. Allora riguardo al legame sociale, la disparità e poi la contrapposizione invece con la segregazione e la parità. Cioè, se noi ipotizziamo che il legame sociale richiami la disparità e che invece la segregazione richiami la parità, è stata diciamo, la ricerca della parità idealizzata che ha indebolito i legami sociali? Je vois que vous êtes bien informée. Et vedo che ben informata. Oui, vous savez que, enfin, je suppose, Lacan a distingué. Comme forse sapete, Lacan a fatto una distinzione. Quattro tipi di liens sociaux. Tra quattro tipi di legami sociali. E il appelle ces liens sociaux des discours. E questi legami sociali egli li chiama discorsi. Parce que un lien social, ça se construit toujours avec du discours. Un legame sociale si costruisce sempre attraverso il discorso. E donc, dans ces liens sociaux. E quindi in questi legami sociali. Tout rapprochement entre les humains. Ogni contatto tra gli esseri umani. Doit traiter le problème des différences. Deve affrontare il problema delle differenze. La disparité, ça désigne la différence. Disparità indica differenza. Et au fond, quand on regarde les liens sociaux e que Lacan a distingué, quando andiamo a vedere questi legami sociali così distinti da Lacan, dans chacun il y a un couple social. In ciascuno di questi legami c'è una coppia sociale. Dans le discours du maître, c'est le maître et l'esclave. C'è il discorso del padrone e dello schiavo. Dans le discours de l'université. Nel discorso dell'università, c'est le professeur. Abbiamo et il professore e lo studente. Dans le discours de l'hystérie, nell'isteria, c'est le sujet hystérique et le signifiant même. Il soggetto isterico e il significante stesso. Et dans l'analyse, e nell'analisi, l'analyste et l'analysant. L'analista e l'analizzante. Et depuis que Lacan a formulé ses discours, j'observe que da quando Lacan ha formulato questi discorsi, osservo. On a tendance à idéaliser si ha la le lien social. Ad idealizzare il legame sociale. Et dans le discours commun, on se plaint. Nel discorso così on se comune, plaint beaucoup
ci si dell'età dei liens sociaux, molto dello stato, della condizione dei legami sociali, della precarietà dei si parla della precarietà delle famiglie, precarietà delle coppie, du travail, del lavoro, tout ça a l'air tout très très précaire, rien n'est assuré, così tutto sembra molto precario, non c'è niente di sicuro, et la solitude est une menace permanente, e la solitudine è una minaccia costante per molti soggetti. Bon. Alors tout ça fait que on se dit ah, le lien social c'est allora, formidable. Alla fine mais tutti dicono effectivement, il legame sociale è formidabile, ma tous les liens tels que Lacan les a présidés ne sont pas des liens d'égalité legami, ou de parité. Così come li ha stabiliti Lacan, c'est non des sono liens dei legami de disparité. Di parità o di uguaglianza, ma sono dei legami di disparità. Entre le maître et l'esclave, disparità ça tra se voit il padrone e lo schiavo è evidente. Entre le professeur la disparità et aussi. Tra il professore e lo studente anche. C'est-à-dire que cioè, non seulement non chacun solo des membres du couple n'ont pas la même chose à faire, n'ont I pas membri, la même position. I membri di una coppia non hanno la stessa posizione. Mais il y a un des termes qui commande à l'autre. Però c'è uno hein? Dei due che comanda l'altro. Le maître à l'esclave. Il maestro lo schiavo. Il padrone lo schiavo, scusa. Le professeur, il commande pas, mais il c'est lui. Il professore non comanda, però in ogni caso. Qui délivre le savoir. Lui che consegna il sapere. L'autre est supposé recevoir. E l'altro è supposto riceverlo. Bon. L'hystérique. L'isterica. Elle met l'autre au travail. Mette l'altro alla, bon. Al lavoro, fa lavorare quant l'altro. Quant à l'analyste, lui aussi. Per quanto riguarda l'analista, anche lui. Il est là pour causer le travail analysant. È anche è lì per bon. Causare il lavoro analizzante. E lui ne fait pas grand chose. E lui non fa un granché. Au niveau descriptif. Descrittivo. Sans lui, il n'y a pas d'analyse. Mais perché senza di lui non ci sarebbe l'analisi. C'est pas de l'ordre, c'est pas de l'ordre du patient qui est là et qui doit parler, élaborer, etc. È il paziente donc, che deve lavorare, elaborare, eccetera. Donc il y a une disparité. Quindi c'è una disparità. Mais aujourd'hui le grand idéal qui est partout, c'est la parité. C'est la parité. Che è dovunque, a tutti i livelli, è la parità, l'uguaglianza. Plus personne n'accepte, nessuno en principe, accetta più, in linea di massima, des situations où il y a un terme, situazioni un dove terme c'è un termine, ou un des individus, uno degli individui, qui est en position d'induire quelque chose chez lui. In condizione di indurre qualcosa nell'altro. Il y a beaucoup de liens au sens banal du terme de rapprochement entre les individus. Nel senso più banale del termine, ci sono molti tipi di contatti tra gli individui. Mais beaucoup de rapprochements qui sont des rapprochements paritaires. Contatti, des rassemblements paritaires. Sono paritetici. Alors, est-ce que ça fait du lien social? Allora, questi contatti paritetici creano il legame sociale? Punto interrogativo. Un problème difficile. È un problema difficile de la psychanalyse. Difficile per la psicoanalisi. Oui. En tout cas, il y a un problème. Comunque effettivamente sì, c'è un problema. Ce qui fait que ça nous conduit au paradoxe suivant. E per cui si arriva al paradosso seguente. Nous disons que le capitalisme. Noi diciamo che il capitalismo défait les liens sociaux. Disfa i legami sociali. Défait les liens sociaux, ce que Lacan a décrit. E questo Lacan lo ha descritto. C'est certain, il les défait. Ed è vero, li disfa. Mais en même temps, ma le capitalisme. Nello stesso tempo, il capitalismo multiplie les possibilités de rapprochement entre le les humains. Possibilità di avvicinamento, di contatto tra gli esseri umani. Avec les techniques qui permettent les voyages, parler au bout du monde avec son Skype viaggi, ou autre chose. Parlarsi da un capo all'altro del les techniques de lien entre les individus se multiplient. Mais en même temps, nous disons que ça défait les liens sociaux. Che disfa i legami sociali.
E donc là on a dans la conception analytique un petit problème à résoudre. Nel concetto analitico abbiamo un piccolo problema da risolvere. Oui. Vous avez vu que j'ai pris grand soin moi de pas répondre à la question. Avrete notato che io ho evitato accuratamente di rispondere alla domanda. Bon, mais, oui, parce que, però sì, perché c'est une question interne à la psychanalyse. È una questione interna alla psicanalisi, quindi in una conferenza pubblica così. Il est certain que la psychanalyse opère. La psychanalyse opère. Donc je ne mettais pas en question l'opération de la psychanalyse. L'opération de la psychanalyse, ce que je mets en discussion, la nécessité d'avancer, la nécessité dans la conception, d'avancer, d'aller avant, qui nous permet de rendre compte de cette opération qui est effective. Bon. Et donc, ça rend nécessaire d'avancer dans la conception. Et quindi rende necessario progredire, andare avanti nel concetto de la parole elle-même. Della parola stessa. De ce qui se joue dans la parole. Di ciò che è in gioco nella parola. Pour que effectivement affinché finisca par avoir des effets sur quelque chose qui est du corps. Per avere degli effetti su qualcosa che è del corpo. Oui. Oui. E allora se non ci sono altre questioni sulla parola, eravamo all'inizio venerdì sul lavoro della parola e sulla questione di come opera rimane a lavorare ancora. Sui legami che si moltiplicano, chi si è interessato, l'appuntamento è più in là perché per luglio e l'appuntamento è per il forum internazionale di forum che si troveranno in Medellin, a Colombia, per parlare appunto degli annodamenti, dei legami e di quello che scioglie i legami. Un po' prima, per chi invece è interessato all'attività della scuola, la scuola in Francia organizza le giornate sullo psicoanalista al tempo d'oggi e sono per la fine di novembre, 28 e 29 novembre a Parigi. E nel frattempo continuiamo lavorando con le iniziative del collegio e dunque di annunciamo una prossima giornata che sarà a dicembre. Ringraziamo tantissimo Colette Soler che ci ha...
il sollevo all'origine del movimento dei forum, della scuola, del collegio, quindi bentornata a casa, la speriamo che presto torni a farci visita e la ringraziamo davvero. A tutti voi grazie ancora. Merci a voi.